Ronnie Jones. Allora. Piacere moltissimo al gruppo di Stereo 1, che ringraziamo con un applauso. Grazie, arrivederci. E mi dirotto su un altro gruppo, un gruppo storico per la radio italiana, un gruppo capitanato da un simpatico signore un po' panciuto, che è un nome che tutti abbiamo sentito nelle orecchie molte volte, e che si chiama Guido Sacerdote. Con Guido Sacerdote ci sono un gruppo di illustri esponenti della radio, ma non soltanto della radio, anche della televisione e del teatro in genere. Io ne elenco qualcuno, cominciando dal regista Sergio Corbucci. Un altro applauso. Ciao, come va? Sergio Corbucci ha fatto molta radio. Eravate una coppia di Malandrina. Tu e Luciano Salci. Si capisce, applauso. Una coppia di frequenti, come dire. Birbanti. Tu di eri birbanti. Specializzato, mi pare, in battute abbastanza fulminanti. Come se stavo rischiando di terminare la carriera da regista, perché non ci salutava più nessuno. Salci diceva le cattiverie, me le faceva dire a me. Io sono buonissimo, non le volevo dire. Lui le diceva sempre, me le diceva a me, io le dicevo e poi non mi salutava più nessuno. Sì, ma tu continui a inventare cattiverie. Anzi, si dice in giro che siano tue alcune delle celebri invenzioni. Tipo, puoi anche dire qualcuna di queste battute se non ti fai dei nemici. No, me ne hanno affibbiate un paio che non sono sempre di Salci, che le inventa Salci. Non so, per esempio, quella che riguarda un nostro collega Vanzina. Lo chiamano Carlo Vacanzina. Ah, perché ha fatto vacanze. Ha fatto molte vacanze. Vacanze di Natale, vacanze di New York. Quindi è troppo tenera, però dicevamo un'altra, per esempio, che il cinema romanesco deve cessare, basta, non se ne può più. Ettore Scola, Gigi Magni, nel nord ormai non fanno più niente, bisogna che cambino nome, devono chiamarsi Ettore Scuola, Gigi Mangi, Cristian Di Sica. Questa è sempre di Salci, questa qua. Okay, tu io non c'entro niente. Sergio Colbucci. Colbucci. Certo. Insomma, invece Luciano ha fatto anche proprio delle caratterizzazioni radiofoniche, prima nei Malalingua, poi anche in Blackout, che è attualmente un programma di grande successo. Mi ricordo innanzitutto questo personaggio che facevi tu, Veneto. Ah sì, Veneto, quello che parlo, sì, che era un pensionato. Sì, un pensionato, un pochino scemo, quindi corrisponde anche alla mia attuale. E no, assolutamente. Sì, sì. No, certo, non è che voleva dire.
Io mi ricordo un grave imbarazzo di Enrico Vaime, perché tu rimarcavi sempre che questo pensionato aveva un difetto fisico. Aveva dei bisogni, diciamo. Ma non cose... proprio di quelli, diciamo, molto primari, diciamo i secondari. I secondari, insomma, comunque quelli che si E tu razzolavi sempre da quelle parti, ecco. Con Vaime che disperatamente cercava di non far arrivare... era dura. No, ti ricordi, che facevate insieme? Facevamo questo personaggio che si chiamava... Come si chiamava? Brustolon, che raccontava queste sue esperienze della casa di riposo. Non a caso ne parliamo qui in questa sede, in questa atmosfera così rievocativa. Ma insomma, voglio dire, i pannoloni sono stati sistemati, voglio dire, va tutto per il meglio. E noi facevamo questo personaggio, lui faceva questo personaggio che aveva... queste disavventure all'interno di una casa di riposo che si chiamava Villa Serena, però insomma forse farlo qui diventa molto imbarazzante. Invece nella nuova versione di Blackout, nuova versione, insomma sono 6 anni che la facciamo, quindi qualcosa è cambiato, i cambiamenti sono qui e sono Fabio Fazio e Pier Francesco Poggi, che sono la nuova linfa sì. Che viene ad alimentare Blackout. E naturalmente degno compare di Enrico Vaime e Italo Terzoli, che noi salutiamo, autore di infinite riviste di successo, al quale giocheremo, credo, un tiro mancino. Cioè? E io ho bisogno di te per una piccola operazione, perché io non posso far uscire impunemente da quest'aula, da quest'auditorio, il nostro amico Gino Bramieri. Bravo, Gino! Senti, tu hai fatto veramente, sei stata una delle colonne della radio degli anni 60, con una rivista che è durata ben 12 anni. Circa, credo. Sì, la registravate a Milano e si chiamava Batto 4. Sì, si registrava anche in casa mia, perché una volta l'abbiamo anche registrata in casa mia. Perché sì, naturalmente con effetti sonori, sì, come cucina, si usa a fare la radio, per cui sembrava di stare in un auditorio straordinario. Invece, Gino Bramieri, mi dicono di farti alzare in piedi, però non ti vedi. Io pregherei anche, l'ha detto, di prendere quel copioncino che avevamo riservato per Gino Bramieri. Sì, purtroppo siamo costretti a dirti a questo punto che ci piacerebbe tanto sentire Carugati. Era uno dei personaggi più importanti di questa rivista, Batto 4, direi che è durata moltissimi anni. Il Carugati, credo che... No, noi abbiamo un copione e chiederei... Ecco, chiederei all'amico Terzoli di fare da spalla, perché preferiamo non usare attori professionisti. Umiliato al ruolo di spalla. Beh sì, vabbè, è un autore. Io che dovevo essere un protagonista secondo le intenzioni di sacerdote, no? Dico, Io dico non soltanto questo, ma io costringo anche i due a andare sul palco per fare proprio effettivamente... ma non si può mica fare... È una vigliacca. E dai, facciamo un attimo di Carugati. Noi speriamo di aver scelto bene. Noi speriamo soltanto di aver scelto bene un piccolo estratto dei copioni di Batto 4. Ecco. È un frammentino, sai questo? Un frammentino e basta, è un frammentino. Beh, ma qui manca la... Manca? Manca tutto, ma insomma non è... Vabbè, potenziale. Manca un pezzo. Qui manca proprio tutta una parte. È tagliata. Ah, è tagliata una parte. No, ma è tagliato, vediamo se qui è tagliato meno bene. È tagliato tutto. Qui è tagliato un po' di meno. Perché qui è tagliato di meno. Qui è tagliato. È tagliato questo. No, qui c'è scritto il Bramieri. Noi ho due prime. No, eccolo lì. Dammi. Dov'è Bramieri? No, anche... Sì, sì. Perché? Vabbè, io sono una spalla. Vabbè, dove è tagliato tu fai... Beh, all'inizio fa una cosa qualsiasi finché togliamo il... Perché il manca momento. Proprio una riga. Sì, ma vabbè, va. L'attacco. Dunque, Carugatti non è un uomo, è la trasposizione fisica dell'optimum. Io non ho un corpo, ho un'armonia di muscoli e di tendini. Mister Universo in confronto a me del Gianni Minà, per dire il disastro fisico. Ma dai, Caruga, che tu parli come se fossi Superman. Altio medi, hai detto Superman? Ci sei andato vicino. Che se essere chiamato Superman per me è una limitazione che mi offende, andiamo bene così. Perché Carugatti non è un Superman, ma è un'astrazione, un logaritmo, un'elevazione all'ennesima potenza del mammifero comune. Carugatti è vita, gioventù e nel contempo potenza. Ma perché te fai anche dello sport? Diomedi, tieni giù la testa, Diomedi, come ti permetti di guardarmi? Io non faccio lo sport, io sono lo sport. Io in Africa le gazzelle nei safari non le caccio, le umilio nella corsa.
Faccio braccio di ferro con le proboscidi degli elefanti e non mollo la presa finché non dicono aia. Sul piano fisico poi non ti dico l'ultima volta che sono stato in Africa ho attraversato la foresta vergine. Beh, è lì che aspetta un boschetto. Con te, Diomedi. Formidato, grazie, davvero grazie. Tutto così improvvisato, ragazzi, con un rigo di meno. Non ho capito perché questo copione c'ha un rigo di meno. Senti, ma tu naturalmente hai fatto moltissimi altri personaggi che il pubblico certamente a casa ricorda. Buleghin. Ma c'era Buleghin, c'era Vincenzo Veneto, è un po' tipo Brustolon. E dice, sta al cinema, fa il biglietto, e carissimi, ha fatto un biglietto, dopo un po' dovuto farne un altro. Poi ne ho fatto un altro ancora, la sesta volta la cassiera mi ha detto, scusi, ma se siete così in tanti, perché non ne fa tanto in una volta? Sono solo ostrica e ogni volta che ce lo do col cartino là me lo strappa. E poi che c'era? Mi ricordo, Gustavino Bevilacqua, un ubriaco. C'era Gustavino e diceva, porca assassino! Ieri sera ho comprato una ringa, l'ho messa sul davanzale della finestra, mi sveglio la mattina e non c'è più. Vado a letto la sera e è ancora lì. Mi sveglio alla mattina e non c'è più. Alla sera lì, alla mattina non c'è più. Porca boia, l'avevo attaccata alla tapparella. Poi c'era l'Emiliano, che diceva quello che era un po' incavolato. Beh, cosa hai fatto? Che sei tutto sangue dal naso, senza denti, che ti manca un orecchio, cosa hai fatto? Dove sei stato? Cosa hai combinato? Sono andato a seppellire mia suocera. E com'è che si è ridotto così? E lei non voleva. Questo è formidabile proprio come era. Senti. Poi c'era il siciliano. Era una persona del siciliano che era quello che ballava. Che ci aveva anche un figlio. Papà. Papà. Ti piace la frutta cotta? Vieni, il frutteto sta bruciando. Senti, ma naturalmente Gino Bonieri concludeva tutte queste trasmissioni con una barzellettina di chiusura, sì. Era proprio uno slogan la barzellettina di chiusura, sì. Prima della sigla di Kramer, che salutiamo. Prima, questo inizialmente, perché l'etichetta del barzellettino arriva proprio da questo fatto, che prima era una barzelletta al finale, poi dato successo facciamo le due, per cui bisognava, la difficoltà era trovarle a battuta, perché alla radio non è che il pubblico ha tempo di seguire, deve costruire anche l'ambientazione, deve immaginarsi i personaggi, per cui più breve è, più veloce è e più arriva al pubblico, solo la difficoltà era nel scegliere. Io ne ho qui, consapevole, sì, del fatto, come l'avresti detto, non sapevo di questo, ma di questo lo sapevo. Ah, vedi? T'ho portato le prime proprio che ho raccontato a Batto 4. Oh, pronto? Scusi, che ore sono? Chi parla al Monte di Pietà? Appunto, mi orologio lì da voi. Quello che era Barbieri, come avevo i capelli? In silenzio, grazie. Due amici si incontrano, quanto mi dai di mia moglie? Niente, to, è tua. Tossisca? 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 Marea la tosse. Ma tua moglie parla molto, questa è stata al mare e si è abbronzata la lingua. Queste erano quelle, poi c'erano quelle leggermente più costruite, dove la signora che era davanti, era lo zoppio Monterre, e si guardava questo gorilla, guardava, si avvicina a guardare, sembra un uomo, che pelo. Oh, basta, là. Senta, scusi, sa, ma volendo quello lì potrebbe avere anche dei rapporti sessuali. Sì, ma non ha una lira. Poi c'era quel camionista che nebbia, in Valpadana, camionista, in quella strada non vede più niente, a un certo momento entra in una casa, sfonda il muro e trova due, marito e moglie, in camera da letto. A letto. Questo è giù fine serie, guarda, beati voi che state a letto, fuori c'è una nebbia. Poi mi piace ricordare quella dei due carcerati che vanno a prendere aria, a un certo momento nevica, uno dei due fa, rientriamo che nevica, l'altro, che me frega, io ho le catene. E poi per finire, inizialmente c'erano quelle breve tipo, pronto? Sip? Nop. Perfetto, grazie. Grazie Gino, grazie molto. Gino Bonieri per festeggiare i 60 anni della radio in cari amici vicini e lontani. E adesso ancora una volta pubblicità. Sovrano dentifricio, sei tu. Bevi il motto che prendenti, rende in breve tutto.
tutti i venti. O Don Salvo, lancerotto, o Don Salvo, silenzioso galeotto.